Secondo Ralph Emerson, il primo uomo fu un agricoltore e ogni nobiltà storica riposa sull'agricoltura. Sono trascorsi quasi 10.000 anni da quando l'uomo comincia a praticare l'agricoltura. Da allora sono cambiate molte cose. Oggi l'agricoltura va di pari passo con nuove forme che guardano l'innovazione. E quanto da tempo sta mettendo in campo l'Assofrutta Italia con a capo Franco Nicodemo e Andrea Baduzzi. Ieri si è tenuto presso il castello di Policoro un importante incontro, teso a spiegare il valore della misura 124 del PIF PSR Basilicata e i risultati finora perseguiti grazie a questo importante strumento legislativo. E intanto il direttore generale Baduzzi dichiara: Sì, non basta più produrre, cioè coltivare, produrre e avere un prodotto per poi metterlo sul mercato. Bisogna necessariamente riempire questo prodotto di contenuti e quindi la ricerca ci serve, così come stavamo ascoltando 2 secondi fa dal progetto, anche per delle economie. Poco fa il professore universitario ci diceva che abbiamo ridotto del 30% il consumo di acqua e questo non è un dato indifferente, significa che è possibile dare un valore aggiunto a queste produzioni, cioè attraverso la ricerca e attraverso l'innovazione possiamo tranquillamente avere la possibilità di immettere sul mercato un prodotto che intanto ha dei costi sociali inferiori rispetto ad altre aree, ad altre areali, sia italiani che esteri. Però attraverso questa innovazione e questa ricerca abbiamo anche la possibilità di sperimentare sul campo che cosa? Il rispetto del suolo, il rispetto dell'ambiente, quindi non più la desertificazione, non più l'aumento indiscriminato dei concimi.